Ci si arriva così a casine e ville, camminando nel letto di un torrente. Questo comune in provincia di Modena, infatti, non ha una strada rotabile. È completamente isolato dal resto del mondo. A dire il vero non ha nemmeno una farmacia, un medico condotto o una chiesa. È insomma un paese dimenticato. E perché le autorità si ricordino finalmente di loro, gli abitanti di casine e ville hanno deciso di scioperare. Faranno lo sciopero della fame. Per proclamarlo dovevano riunirsi nell'unica grande sala del paese, ma era pericolante. E si sono riuniti in piazza dove li abbiamo trovati tutti. Lei che cosa fa? L'agricoltore. Ah, l'agricoltore, anche sì. Lei prende parte allo sciopero? Allo sciopero. Ha fame? No. Ma lo sciopero a oltranza della fame, ne avete idea di che cosa vuol dire? Ne abbiamo idea, vuol dire che il comune manderà un dottore. Ma qui ci sono anche delle donne e bambini. Ci sono dei bambini, ma i bambini non partecipano allo sciopero. Sì, siamo decisi di tutto. Andare avanti? Andare avanti, ormai. Senta, ma il sindaco dov'è? Ma il sindaco credo sia andato a mangiare. Certo, è una trovata molto originale fare lo sciopero della fame in un'epoca in cui tutti mangiano.